un anno di sportello a quattro zampe, Presidente, si pensava di fare una passeggiata e si è scoperto un mondo enorme. Sì, è un mondo enorme, c'è molta gente interessata, quasi 20.000 visitatori nel nostro sito, quindi una cosa direi di grande rilievo, ma soprattutto un mondo un po', insomma, tutto da scoprire. Si sembrava di avere a fare con cagnolini, invece si è visto un mondo anche in questo caso di cose sotterranee che voi volete far vedere. Sì, diciamo che c'è una grande umanità, tanto per dire, moltissime persone che anche in un momento come questo di crisi, di difficoltà economiche, mantengono un rapporto con il loro amico del cuore proprio fantastico, è proprio un momento di compagnia, insomma ci si scarica affetto, sono animali di affetto, ecco. E dall'altra parte ci sono anche tante persone che approfittano degli animali e noi questo non lo possiamo accettare. Ci sono situazioni incivili che vanno assolutamente sconfitte, abolite, abrogate dal vocabolario. Ecco, noi siamo una provincia nella quale gli animali vengono trattati abbastanza bene, però possiamo fare di più. Lei ha sottolineato in conferenza stampa che c'era un deserto con le istituzioni e il rapporto con gli animali. A dire la verità, io sono arrivato lì, pensavo di fare una cosa semplicissima, quando ho aperto la porta mi sono trovato un deserto, cioè niente. Noi siamo dei pionieri, questo devo dire, devo ringraziare innanzitutto i miei uffici, la dottoressa Zanutel che è stata l'anima di questo sportello, abbiamo trovato, c'è niente, tutto da ricostruire, qualche interesse qua e là, qualche comune ma proprio così abbandonato a se stesso, adesso così invece abbiamo costruito un coordinamento, un lavoro, ma non per, diciamo così, per fare le solite cose che si fanno in Italia, i coordinamenti, no, semplicemente per poter realizzare alcune cose banali, tipo, non so, informazioni su dove portare gli animali quando si va in vacanza, la spiaggia per gli animali che manca, il come si fa per non essere soli quando si deve fare la vaccinazione o altri atteggiamenti, cioè un mondo che era veramente molti interessi e una scarsa attenzione da parte delle istituzioni. Due siti importanti per gli animali in provincia di Gorizia, Lucinico e La Cuccia. Sì, Lucinico e La Cuccia, tutte e due questioni ancora aperte, ancora in sospeso. Questo lo dice molto lunga, ecco, sulle carenze che ci sono. Noi speriamo che si faccia, ma soprattutto speriamo che non siano la fotocopia di alcuni lager che abbiamo visto in Friuli.